bene, ciao a tutti amici, oggi vi propongo l'unboxing della mia nuova fotocamera. Ho voluto acquistare così una nuova, appunto, fotocamera. Ero indeciso tra una reflex o una fotocamera, diciamo così, standard, senza prendere un qualcosa di troppo impegnativo, e così la mia scelta è ricaduta su questa Sony DSC-H300. Andiamo a fare l'unboxing, appunto. Anzi, prima vi faccio vedere alcune caratteristiche che troviamo sulla confezione. Come vedete, abbiamo un obiettivo da 20.1 megapixel, uno zoom ottico da 35x e una lente da 25 mm con wide angle lens, e un display da 3 pollici LCD per andare a visualizzare tutte le impostazioni e ovviamente l'inquadratura della nostra ripresa. Ok, andiamo a effettuare l'unboxing. Manualetto di istruzioni molto molto cicciotto, come vedete, con svariate lingue, anche l'italiano. Altri piccoli manuali e ovviamente la nostra videocamera che andremo a vedere in un secondo momento. Cavo USB, questo è il laccio da tracolla per andare a agganciare la nostra fotocamera, e null'altro. Dentro, siccome l'ho già aperta, ho trovato anche una confezione di 4 batterie stilo della Sony e il copri otturatore. Ma andiamo a spacchettare la nostra fotocamera. Una Sony, come dicevo prima, una CyberShot. Come vedete, in tutto il suo splendore, ecco qui la nostra fantastica DSC-H300. Come vedete, come fattezza, come form factor, ricorda tantissimo una reflex, ma questa ovviamente non è una reflex, ma si va a posizionare in quella categoria di cosiddette bridge, cioè una via di mezzo tra una fotocamera compatta e una reflex. Come vedete, qui abbiamo, oltre al copri obiettivo, il nostro obiettivo Sony Lens 35 optical zoom. Qui abbiamo il pulsante per far comparire il nostro flash. Come vedete, il nostro display. Qui abbiamo il selettore delle modalità, abbiamo modalità automatica, le scene, manuale, panoramica e registrazione di video. Qui il tasto di scatto, levetta per lo zoom, tasto on off, come vedete qui scritta CyberShot. Poi qui abbiamo altri tastini, tasto menu, tasto direzionale per le frecce, cestino. Ovviamente sotto la filettatura per posizionarla su un cavalletto treppiede, e qui sotto abbiamo lo slot per le batterie. Questa, ricordo, va a batterie stilo, non a batterie ricaricabili. Qui di fianco abbiamo lo sportellino per il cavetto, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, e null'altro. Quindi questa è la mia nuova fotocamera Sony CyberShot DSC-H300. Per il momento è tutto, farò nei prossimi giorni vari test di questa macchina fotografica, farò alcuni scatti e anche delle riprese, e vi proporrò ovviamente un video più completo. Per il momento è tutto per questa Sony DSC-H300, un saluto da Stefano Subtech, ciao ragazzi!